Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi vediamo come proiettare lo schermo di un PC su un altro PC. Quindi magari lo schermo di un portatile su un fisso e viceversa. Ma adesso qualcuno si sta chiedendo, ma perché dovrei proiettare lo schermo di un PC su un altro PC? Beh, i motivi possono essere diversi. Per esempio, per gli sviluppatori come me, sia web che software, a volte è comodo avere uno schermo dove si codifica, dove si scrive codice, e un altro schermo dove si vede quello che si sta producendo. Stessa cosa vale per chi fa editing video. È comodo avere il software da un lato e l'anteprima dall'altro. Ci sono tutte queste situazioni in cui può essere comodo avere un secondo schermo, ma a volte il secondo schermo non è disponibile e possiamo arrangiarci proiettando lo schermo da un'altra parte. Ci sono molte altre situazioni. Volete vedere un film che non avete su un computer, lo volete vedere sull'altro computer, possono esserci numerose situazioni in cui è utile proiettare via Wi-Fi, in una rete, lo schermo di un computer su un altro computer. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, per cui invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Allora, ci troviamo in quello che nel computer che riceverà, quindi nel computer ricevente. Andiamo su impostazioni, sistema, proiezione su questo PC. Questa cosa che andiamo a fare adesso va fatta su entrambi. Quindi andiamo nelle funzionalità facoltative e andiamo a cercare schermo wireless. La cerchiamo, lo troviamo, lo installiamo. Come vi dicevo, fatelo su entrambi i computer questo passaggio. Quindi adesso lo scaricherà, lo installerà. Adesso ci troviamo su funzionalità facoltative, quindi dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo andare di nuovo su proiezione su questo PC. Quindi andiamo su sistema e andiamo di nuovo in fondo a cercare proiezione su questo PC. Qui troveremo alcune opzioni che possiamo attivare, disattivare, possiamo fare quello che vogliamo. Io lascio disponibile ovunque nelle reti sicure, ovviamente, per non essere sempre disponibile. La proiezione verrà richiesta una sola volta, una volta associato. Poi possiamo decidere se richiedere il PIN per l'associazione. Possiamo fare quello che vogliamo con queste tre opzioni. L'ultima opzione che io vado a disattivare è quella del portatile collegato a una fonte di alimentazione. Non mi interessa questa cosa qua, deve essere sempre disponibile. A questo punto esco un attimo per capire se Windows ha recepito tutto, perché sapete ogni tanto come fa Windows che non recepisce le indicazioni che noi gli diamo. Quindi torno su sistema, proiezione su questo PC, tutto è a posto. A questo punto bisogna avviare l'app Connetti per proiettare su questo PC. Vedete il cerchio rosso? Cliccate e vi troverete davanti a una cosa del genere. Una schermata blu dove il vostro computer è pronto per la connessione wireless. A questo punto ci spostiamo nell'altro computer, cioè nel computer che manderà il segnale. Andiamo sempre su sistema, ma questa volta andiamo a scegliere schermo. Quindi andiamo su sistema, schermo e andiamo su più schermi. Qui clicchiamo sul pulsante connetti a uno schermo wireless. Il nostro Surface è disponibile, clicchiamo e la connessione è fatta. Ovviamente la prima volta ci sarà l'associazione da fare, quindi vi comparirà un numero, il PIN, eccetera, eccetera. Quando l'avete fatto una volta, con le impostazioni che vi ho fatto vedere, potete fare quello che volete e non vi chiederà più niente. Avete diverse opzioni, estendi, duplica o solo il secondo schermo, che sono le stesse che trovate quando avete uno schermo collegato via cavo, quindi potete fare quello che volete. Tra l'altro avete l'opzione rapida, senza dover andare ogni volta sul sistema, proietta su questo PC. Se andate qui nelle impostazioni delle scelte rapide, potete andare a scegliere tra le varie opzioni anche quella di proiettare il vostro schermo. Quindi una volta che avete impostato questa cosa, poi farlo sarà veramente facilissimo. Detto questo, io spero che questo video vi sia stato utile, spero soprattutto che possiate utilizzare questa opzione per proiettare il vostro schermo. Come vi dicevo, è una proiezione wireless, quindi non dovete essere per forza vicini, come avete visto nel mio computer, potete anche allontanarvi fino a quando siete all'interno della rete. Veramente una tecnologia che mi piace tanto, tanto. Detto questo, io
Vi saluto e se ci sono delle domande, ovviamente fatemele qui sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video.